John Borno, ragazzi, John Borno, mamma mia che risveglio di merda. È buio, sono tipo le 6 e 5, quindi è per questo che vedete buio. Forse adesso piano piano vedrete sempre più luce per quanto riguarda questo video, visto che adesso diventerà giorno, però stamattina mi sono svegliato con la voglia di dover parlare perché fosse necessario iniziare la giornata così. A parte che mi sono appena svegliato e sopra c'era un taxi qua a Radio Romanista che parlava di Dybala, però io, regà, resto veramente basito. Più penso che ieri è successo quello che è successo e più non riesco a capacitarmi di come cazzo è possibile che sia successo. Ieri la Roma affronta la Cremonese facendo anche una dignitosissima figura di merda, giocando con parecchi panchinari, no? Un po' come facemmo a Bodo, a Budo, come cazzo si dice, con Mourinho, solo che lì, per quanto fu una figura di merda abbastanza lampante, lì, regà, la partita era una gara dei gironi. Quindi tu uscivi, no, diciamo complicavi il passaggio turno, però non era una gara secca. Stavolta era una gara secca. Questa volta era una gara secca. E per quanto mi riguarda, oggi, ieri, mamma mia, mi sembra oggi, ho dormito 3 ore e 10, poi vi spiegherò anche perché sto in giro. Ieri ti sei fatto più a per culo, perché che se ne dica, regà, che se ne dica, quando, a parte è anche una mancanza di rispetto secondo me da parte di Kumbulla, perché io dico no. Ma santo Iddio, Kumbulla, no? Ma tu c'hai una possibilità, un'occasione, te mettete in mostra. Che gira il campo nuovo di Ma. Io penso che se stavolta avessimo giocato tra un mese, avrebbe giocato Diego Llorente, lo Llorente fake. E se non esistesse, Marcos Llorente sarebbe comunque lo Llorente fake. E al di là di ciò, comunque, avrebbe giocato lui rispetto che Kumbulla, no? Ma allora io dico, no? Allora io mi domando e dico, ma Kumbulla mio, no? Ma te c'hai un'opportunità, no, 12, un'opportunità. Ma non è che te va cortesemente di evitare di fare un passaggio suicida per poi mandare in porta un giocatore della Cremonese? Perché io allora a questo punto mi domando se tu il cervello lo vuoi utilizzare per giocare a pallone oppure se a te non te ne frega un cazzo. Ma io non ce l'ho con, cioè io non è che faccio anche fatica perché non mi piace lamentarmi con un singolo, anche perché la figura di merda è totale, perché mi si stava a congelare la mano. La figura di merda è totale, è totale. E non è solo colpa di un giocatore, perché comunque l'errore lo fa Kumbulla, da lì facciamo calcio di rigore, Rui Patricio, poraccio, un po' fa niente se non sbragare il giocatore. Prendiamo gol da destra sul rigore. Ma poi tu quanto ci metti a tutta la partita, lo dico io, perché poi abbiamo segnato il 2-1 all'ultimo, dopo che abbiamo preso un altro. Cioè tu non riesci più ad addrizzare la partita che sei la Roma. Non dico dovresti addrizzare facilmente, però quantomeno dovresti insomma provare a riprendere. La Roma è inadatta, cioè la Roma non riesce nemmeno ad alzare la testa. La Roma non riesce nemmeno a creare, a produrre, ad avere magari l'opportunità di dire cazzo io questa partita la voglio riprendere. A fine primo tempo è costretta a mettere praticamente tutti i titolari e nonostante ciò la cosa grave è che non cambia nulla. Ma a parte che io continuerò per sempre a lamentarmi del fatto che questa coppa venga snobbata come la merda, perché se tu la vedi come un obiettivo tu metti i titolari subito. Non li vuoi mettere tutti? Vuoi partire con Dybala fuori? Allora a me può andare anche bene. Ma uno, non che parti con Dybala fuori, con Abraham fuori, con Matic fuori, con Smalling fuori, perché poi domenica c'hai l'Empoli, cioè non è che c'hai, non è che Milan-Inter, domenica tu sei il Milan non l'Inter, domenica c'hai l'Empoli e allora a me sale il veleno se poi tu, a parte dove pure che poi tocca vincere con l'Empoli, ma poi a me sale il veleno perché tu hai buttato, hai mandato a puttane un obiettivo nitido. Visto ogni tanto qualcuno mi dice sì, ma non è vero che te svegli e fai video, ragazzi, sono le 6 e 11, ecco, faccio vedere l'orario, almeno non mi rompete i coglioni, guardate che ore, sono le 6 e 11, quindi è proprio un day after in piena regola questo, mamma mia che Tornando a sonno. noi l'autogol de Selic, ragazzi. Tornando a noi l'autogol de Selic, io più guardo la Roma, più resto basito di come la Roma faccia a non passare sto turno.
più resto basito, perché poi la Roma, come al solito, come tutte le squadre grandi di merda che fanno una figura di merda contro una piccola in Coppa Italia, la Roma, come al solito, capisce troppo tardi, che c'è possibilità di passare a sto turno se solo ingrani. Allora prova a ingranare, famo gol all'ultimo, però la Roma, regà, c'ho tanti giocatori che sono appena sufficienze, ma delle volte nemmeno sufficienze. Cioè, io non voglio bruciare Belotti, ieri ha pure fatto gol, però boh, a me Belotti non mi dà una certezza per niente, lo vedo tutto scordinato, tutto mezzo storto, poi vedete anche la live reaction uscita ieri, il post partita allo stadio, ma... Ci sono tanti fattori che non mi fanno pensare di poter stare tranquillo con una Roma che fa turnover. Ma tanti fattori, ok? Ma tanti. Una Roma che deve magari, per far turnover, mettere in campo di primavera, perché poi gioca Tahirovic, perché forse ha giocato Volpato, non mi ricordo. Manco mi ricordo, eppure è una Roma che è costretta a giocare in primavera, che non sono all'altezza, perché nulla contro in primavera, però poi lo dimostri sul campo se sei all'altezza, ok? E poi vabbè, di Kumbulla ne ho già parlato, voglio capire adesso la situazione, voglio capire, ora vabbè, Zaniolo, sono contento di essere stato trattato col pugno duro, però poi voglio capire se a destra dovesse servire un cazzo di Karsdorp, se giocherà a Karsdorp, o se adesso, visto che è stato bruciato, se Lick si fa tutta la stagione, perché Diego Llorente non sarà un terzino destro, cioè è un terzino destro adattato, ma è un terzino destro bloccato, quindi è uno di quelli che se serve giochi a 4 dietro e lui gioca bloccato, non può fare certamente l'esterno destro a tutta fascia, è follia, cioè pensare che Diego Llorente possa fare l'esterno destro a tutta fascia, ragazzi, è una follia bella e buona. E poi fai gol all'ultimo, a me mi girano i coglioni, ma soprattutto perché tu hai affrontato la Cremonese, hai affrontato il Napoli, hai eliminato, almeno il Napoli ci è arrivato ai rigori, però hai eliminato il Napoli, no? Ma a te non ti è stato ammonito il fatto che il Napoli abbia fatto turnover? E comunque, nonostante ciò, anche perché il Napoli fa un turnover che a confronto al tuo è un dignitosissimo turnover, è un turnover con due palle grosse quanto un mappamondo, ecco, il Napoli fa turnover e comunque esce con la Cremonese, che ci crede di più, che c'ha più voglia, che c'ha più capacità, è più caparbio. A te non ti viene in mente che forse sarebbe il caso che tu turnover non lo faccia per non fare un'altra figura di merda? Mo' visivo, ti dà la Fiorentina, ce l'abbiamo sul piatto d'argento, bah, sì, ma magari passate, però non so se c'hai sul piatto d'argento vista la figura di merda che abbiamo fatto noi, che ne è stata tanto. Niente, in conclusione e per terminare, sappiamo un del culo, perché purtroppo non siamo stati capaci di essere talmente tanto intelligenti da poter pensare che a Cremonese poteva metterci in difficoltà. Stupidi, perché siamo stupidi, perché veramente poteva essere un obiettivo, uno dei pochi obiettivi concreti che la Roma si doveva portare a casa tranquillamente e poi abbracciandolo, visto che una volta ci avevamo avuto il culo in faccia di poter affrontare prima il Genoa, poi la Cremonese e poi magari la Fiorentina e poi affronta la finale. Invece purtroppo siamo stronzi noi e quindi niente, ce l'andiamo a casa e se vedremo Cremonese-Fiorentina, guardate che abbiamo creato come semifinale di Coppa Italia. Vergognosi, raga, vergognosi.